Amici di InvestV, buongiorno e ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano dedicato alle strategie dei top trader italiani. Allora, un avvio di seduta positivo per quanto riguarda le principali piazze finanziarie del vecchio continente, a sostenere gli acquisti, le indicazioni che sono giunte ieri dai beige book della Federal Reserve, ma non solo, anche dalle parole di Biden circa la tassazione delle aziende americane, con l'attuale inquilino della Casa Bianca che ha aperto a una riduzione di quelle che saranno le imposte riservate alle aziende americane, ma non solo. Poi abbiamo avuto anche l'audizione di Jerome Powell al centro del dibattito, quelle che sono le prospettive sul fronte inflazionistico per la prima economia globale, e con esso evidentemente anche la questione legata all'incremento eventuale dei tassi di interesse dei titoli di Stato americani. Comunque, prima di andare ad affrontare le diverse tematiche che caratterizzano il sentiment odierno dei mercati, facciamo un passo indietro e vediamo come sono andate le strategie in gara ieri. Complimenti a tutti e due i trader che sono andati a target ben prima delle 17:30, orario in cui vengono rilevate le performance. Più 2,07% per Giancarlo Prisco sullo short sulla DAX tedesco, ancora meglio Antonio Landolfi con il bellissimo short sul titolo Stellantis, più 2,73% per lui. Quindi il punto della sfida di ieri viene assegnato alla squadra azzurra, che si porta a 30 punti contro i 32 della squadra gialla. Per quanto riguarda le performance, lo vedete anche voi: squadra gialla che si riporta in territorio positivo e squadra azzurra invece che allunga il passo, rispettivamente con lo 0,43% di performance e l'8,08% di performance. Partiamo da qui e andiamo subito a collegarci con Pietro Auriglia. Pietro, ciao, buongiorno. Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti, buon trading. Eccoci. Allora, ieri è stata una di quelle più che giornate, serate, mi viene da dire, parlando dal punto di vista europeo, in cui diversi tasselli vanno a incastrarsi quasi alla perfezione su quello che può essere il setup ideale per i mercati finanziari. Beh, diciamo che non è una novità perché noi, tu stesso poi più volte lo hai ribadito, questi mercati continuano ad essere impostati chiaramente al rialzo e il mercato continua sempre a guardare gli elementi positivi. Ieri ne abbiamo avuti ulteriori elementi positivi e che danno manforte a questo trend rialzista. Ricordiamoci che abbiamo chiuso un trimestre da record, il 2021, per quanto riguarda l'equity internazionale. Ieri sera ci sono appunto i verbali della Federal Reserve. E una Federal Reserve che praticamente ha confermato quella politica monetaria espansiva, ma soprattutto il mercato cercava di capire l'eventuale ritiro della liquidità, l'eventuale caso, nel caso innalzamento dei tassi di interesse, questo. Ma Powell aveva già ribadito in alcuni incontri, oggi per l'occasione Powell torna nuovamente a parlare, ma credo che non sia un market mover, appunto dopo aver visto, dopo aver letto, per meglio dire, i verbali ieri sera della Federal Reserve. Quindi una Federal Reserve che rimane espansiva, tassi che rimangono fermi, l'inflazione è un fattore momentaneo e di questa inflazione appunto possiamo dire che nelle ultime giornate a Wall Street c'è stata una discesa dei rendimenti obbligazionari e avevamo toccato l'1,75%, ieri eravamo sotto area 1,68%, quindi anche da questo punto di vista un qualcosa che naturalmente fa bene all'equity. E ieri però abbiamo avuto anche sul prima che si leggessero i verbali della Fed, il CEO di Morgan Stanley che ha affermato che per l'America, per i mercati azionari americani, inizierà una nuova era positiva, quindi ulteriore benzina sul fuoco di questo chiaramente trend rialzista ormai in atto a Wall Street da tantissimi anni. E se ricordi bene, eravamo stati anche noi nei nostri appuntamenti quando il mercato americano andava incontro a delle correzioni, che abbiamo sempre ribadito, correzioni doverose, correzioni giuste, correzioni per far sì che il mercato potesse respirare, perché non si può pensare che il mercato possa salire ininterrottamente senza avere queste pause che sono utili. E noi abbiamo appunto detto che le correzioni che avevamo avuto durante le settimane passate, durante i mesi passati, leggere correzioni di breve, rappresentavano sempre delle ottime occasioni d'acquisto per chi non era entrato, perché i mercati americani potevano andare a segnare nuovi massimi, come del resto
alla fine hanno nuovamente fatto, e ribadisco ancora oggi che dal mio punto di vista credo che il mercato americano ha dinanzi a sé ancora potenzialità da poter sfruttare. Ricordiamoci l'ampia politica monetaria, l'ampia politica fiscale messa in campo anche da Biden, nonostante però ricordiamoci negli ultimi giorni da Yellen parla di una tassazione a livello internazionale, ma naturalmente l'amministrazione Biden da qualche parte deve pur prendere anche dei soldi per poter finanziare quell'ampio pacchetto appunto e di stimoli. Detto questo, quindi credo che sui mercati non c'è praticamente nulla di nuovo, come si dice, vento in poppa, la Federal Reserve ancora una volta conferma tutto ciò. Dobbiamo però, ne parlavamo prima che iniziasse il nostro collegamento, che Aspetta, se aspetta, aspetta, ho già capito dove vuoi andare. Alcune note che lo leggono anche gli amici nelle notizie che passano sotto. Per quanto riguarda la tassazione internazionale, vi è una data in questo 2021 in cui si dovrebbe trovare un consenso ed è il vertice della G20 di luglio. Queste alcune indicazioni che giungono. Sottolineo un'altra cosa, un paio di giorni fa il Fondo Monetario Internazionale ha calzato le stime di crescita economica per questo 2021, prima di andare in onda è uscito un lancio dove invece la Spagna va a rivedere al ribasso le prospettive congiunturali della penisola iberica, proprio in scia a quello che è anche un po' questo rallentamento nel piano vaccinale. Poi veniamo a questo tema, che è davvero interessante, perché allora stavo guardando il grafico anche mentre parlavi, magari lo vediamo in onda. Parliamo di Monte dei Paschi di Siena, l'ho detto bene il nome. Se andiamo da un punto di vista tecnico, direi che secondo me c'è un'opportunità di trading non male, perché comunque vediamo quello che era un primo segnale rialzista generato con questa apertura in gap rialzista nel mese di febbraio, poi il pullback della trend line, bla 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 bla, una fase di lateralità, nuovo impulso rialzista generato qualche giorno fa con la violazione anche di queste resistenze dinamiche, ora sembra stia procedendo a un semplice ritracciamento e vi potrebbe essere un bel ampio margine di crescita. Quello che però vorrei affrontare è questo tema legato ai giudici e a quello che sono state le espressioni rivolte tanto ad Alessandro Profumo quanto a Fabrizio Viola, rispettivamente ex presidente e amministratore delegato della banca più antica del mondo, in cui insomma si fa un'accusa non da poco, ove si dice che hanno fatto delle comunicazioni al mercato forzate, non veritiere, per far passare la banca come un soggetto sano in salute. Non è un appunto di poco conto. E beh, intenzione d'inganno, ti rendi conto, nel senso, al fine appunto di rassicurare i mercati. Quindi questa è un'accusa pesante, ci sono 6 anni appunto rivolti sia a Profumo che a Viola, e questo sicuramente possiamo dire che non per chi è dentro i mercati, per chi conosce i mercati, per chi ha letto questa storia. Non è una novità quello praticamente che hanno confermato i giudici. Io credo che il rassicurare il mercato, far passare al mercato notizie fuorvianti, notizie che la banca navigasse in acque buone, naturalmente credo che pochi ci avrebbero creduto, però naturalmente Allora, sono veramente. io trovo scandaloso, e andiamo a rivedere il grafico, perché abbiamo detto vi è qualche possibilità di operazioni long, rialziste. Questa è la situazione del grafico, direi che parla da solo, Parla e da solo. non è compreso in tutto ciò il fatto che chi era azionista di MPS, non so, nel 2008, nel 2007, nel 2006 ha perso tutto, perché sappiamo benissimo che vi è stata ristrutturazione con i creditori che sono diventati azionisti, con lo Stato che è entrato nel capitale. Ma questa è la gestione non della Respubblica, ma di quella che è stata la banca, oltre più importante per il territorio toscano, ma anche più antica del mondo. E parliamo di quel duo che all'epoca, quando insomma hanno iniziato a scoppiare i problemi a Siena,
ha casualmente trovato un documento di cui non si sapeva l'esistenza in una cassaforte, eccetera, 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 eccetera. Le parole dei giudici di oggi, secondo me, gettano anche più di un dubbio su quello che è stata la gestione all'epoca, e lo vediamo nei prezzi perché abbiamo visto il grafico, e in più, sinceramente, vi è una questione morale, secondo me. Ma senza dubbio, ma poi persistente la presentazione fino a fornire un falso quadro appunto di tutte le operazioni per quanto riguarda l'operazione Alexandria e Santorini. E quindi credo che questo veramente sia un qualcosa di pesante, un punto nero, un buco nero, come non solo per quanto riguarda le quotazioni, ma per quanto riguarda anche il management che all'epoca ha fornito questo anche agli investitori, facendo appunto passare una realtà ben diversa da quella che invece era sulla banca e su tutte le operazioni che venivano fatte. Naturalmente questo apre anche, secondo il mio punto di vista, un dibattito, visto che Profumo è a capo di Leonardo, e quindi credo che questo possa rappresentare anche un dibattito per quanto riguarda un possibile cambio ai vertici, per quanto più volte se n'era parlato, e credo che a questo punto ci sarà qualcuno che si porrà questa domanda per capire se il manager possa, dopo questa sentenza, rimanere appunto a capo di Leonardo, anche perché ricordiamocelo, comunicare al mercato il falso credo che non sia un qualcosa di talmente alto per far rimanere poi una persona a guidare una delle più importanti aziende italiane che soprattutto opera nel campo della difesa, nel campo della sicurezza. Quindi credo che questo sarà un'ulteriore poi domanda, un ulteriore elemento che verrà discusso nei prossimi giorni per quanto appunto riguarda Profumo. Credo che Viola sia uscito da tutto ciò, quindi però rimane anche da questo punto di vista veramente una conferma, e tu il grafico l'hai fatto vedere bene, il motivo per cui questa banca nel corso degli anni ha perso praticamente quasi tutto il suo valore, e gli azionisti che noi più volte in questi giorni abbiamo cercato di tirare in ballo, tra virgolette, quando abbiamo parlato di OPA, dei listing, gli azionisti come al solito vengono sempre messi in un angolo e non vengono appunto mai salvaguardati da questo punto di vista. Mi domando ancora oggi chi ha i titoli MPS in cassetto, cosa fa, cosa. Non dico la parola Probabilmente non ce li ha come nel cassetto, ce li ha da qualche altra intendo. parte. Ecco, non volevo dire la parola. Tu la tocchi sempre non piano, ma sei molto più diplomatico di come sono io. E vorrei fare alcune considerazioni, perché poi vediamo questi due personaggi nello specifico, ma non è nulla contro di loro nello specifico, perché poi è probabilmente uno spunto di riflessione su quello che può essere il sistema finanziario italiano tout court. Li vediamo che quando magari vengono intervistati da certi giornalisti, magari dalle Iene, non parlano, sono addirittura scocciati di essere avvicinati. Il riferimento, senza far nomi e cognomi, è a Fabrizio Viola in questo caso. Poi io mi pongo anche il quesito, tu magari l'hai fatto intendere neanche in modo troppo indiretto, però in teoria vi dovrebbero essere dei requisiti di onorabilità, ok? Per tutti quelli che vengono nominati in un consiglio di amministrazione, piuttosto che alla guida di una società, piuttosto che... Bene, se andiamo a vedere i curriculum di taluni, anche in questo caso senza far nomi e cognomi, Alessandro Profumo, che peraltro ho incontrato la sera prima che scoppiasse tutto ed era assolutamente, come al suo solito, molto effervescente nei rapporti umani, inteso, insomma, sappiamo quali sono le sue peculiarità, senza approfondire per non andare veramente in guai giudiziari. Però è stato messo al Monte dei Paschi dopo una gestione bancaria legata a UniCredit, che insomma anche lì qualche chiaroscuro in modo eufemistico lo ha lasciato. Secondo me questa è una cosa che dovrebbe essere affrontata subito, o ancor più se succedesse in un altro paese, probabilmente il suo sponte, la soluzione,
sarebbe un'altra, dire faccio un passo indietro, dimostro la mia innocenza, perché fino a prova contraria è innocente, anche se quello che dicono comunque i giudici non penso sia basato sul nulla, però fino a prova contraria è innocente, ma faccio un passo indietro. Invece no, questo è il problema. In Italia sono pochi quelli che fanno il passo indietro, si possono contare veramente sulle dita di una mano. E credo che anche in questo caso, se il governo, il nuovo governo vuol fare appunto un cambio di passo rispetto al passato e quindi dare un segnale di positività, un segnale appunto che si lavora appunto alla luce del sole, quindi sarebbe veramente il caso, anche perché Leonardo è controllata dallo Stato, quindi il governo ha la facoltà di poter andare a cambiare il manager, quindi la guida e di questa società, credo che comunque il problema dovrebbe essere affrontato subito e quindi fare veramente. Come dicevi tu, fino a prova contraria si rimane appunto garantiti su tutto, e però appunto le accuse non, che vengono fatte appunto dai giudici non sono accuse appunto di basso profilo. Qui aver dato al mercato notizie fuorvianti, aver dichiarato il fatto, aver fatto passare operazioni praticamente. Dando appunto agli investitori notizie che fasulle, notizie che non erano veritiere, e facendo passare appunto tutto per trasparente, credo che sia veramente, anche perché poi io, nel senso, dal mio punto di vista, fossi io una delle persone che sono state appunto accusate di questo, avrei fatto naturalmente un passo indietro anche per fare in modo che l'azienda ora che sto gestendo possa essere trasparente, possa non avere poi non esserci poi sull'azienda che guido questo macigno, questo peso che può appunto portare anche negatività e debolezza sul titolo Leonardo. Però sappiamo, come detto all'inizio, siamo in Italia, pochissimi sono quelli che fanno un passo indietro, quindi non mi aspetto neanche un passo indietro di Leonardo, mi aspetto che il governo o chi per esso pone appunto delle domande e quindi possa anche spingere e fare appunto questo cambio ai vertici anche di Leonardo. Registro un dato di fatto, FTSE MIB più 0,13, Leonardo meno 1,22 in questo momento. Un'ulteriore considerazione: la gestione fatta così delle società quotate, se confermata, non rappresenta un peso ormai direi pagato da MPS. È un rischio anche forse per Leonardo, ma rappresenta veramente un peso, un freno e tutto quello che si vuole per tutto il sistema economico italiano. Perché? Perché gli investitori internazionali non si fidano poi, e quindi se devono scegliere se andare a investire, che ne so, su un'azienda italiana piuttosto che francese, piuttosto che spagnola, piuttosto che, evidentemente ci lasciano indietro. Questo cosa vuol dire? Che se si va sul mercato dei capitali in cerca di finanziamenti si paga di più. Se si vuole invece raccogliere dei capitali tramite la quotazione in borsa, bene, l'azienda vale di meno, con minor creazione di valore per gli azionisti, piccoli e grandi che siano, e soprattutto con un rischio anche concreto a volte che avvengano dei takeover ostili che poi si ripercuotono sull'occupazione, su questo, su quello, sul gettito fiscale e su una serie di cose che, insomma, queste cose andrebbero cambiate. Comunque, andiamo a vedere strategie. Ti rubo un secondo e poi andiamo alle strategie e mi riaggancio a questo. Prima o poi ci dovranno anche spiegare perché la controllata di Leonardo non è stata appunto quotata, c'è stato questo spostamento, perché le notizie che sono arrivate alla società sono le condizioni avverse sui mercati. Ora, È perché non c'erano troppi chiunque. massimi storici, e per quello che erano No, avverse. Se ne avessero perché fatte. vuol dire arrivare da Marte, perché vuol dire che sei sulla Luna e non stai vedendo quello che sta succedendo sui mercati, perché sono mercati sui massimi e tu operi in un campo, in un settore su cui molta liquidità arriverà da tutto quel piano di stimoli che viene messo in campo da Biden. Quindi non so quale può essere stato il nesso che abbia portato
Leonardo a non quotare appunto la sua controllata Wall Street. Però la storia poi ci dirà appunto qual è stata la verità, sempre se riusciremo a saperlo. Detto questo, oggi abbiamo Filippo Giannini, lo saluto, noi andiamo sulle materie prime, però lascio dire a lui la nostra operatività con target, stop, ma soprattutto la motivazione. Ciao Filippo, buongiorno. Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti. Sì, eccoci. Come hai detto giustamente tu, oggi andiamo un po' sulle materie prime. Nello specifico andiamo sul gold che è stato protagonista, insomma, di un buon recupero e soprattutto ha fatto, a mio avviso, una buona base di accumulo in area 1675 dollari e, insomma, buon recupero nelle ultime sessioni, ma anche la dinamica, a mio avviso, in questo momento va, diciamo, ecco, un pochino ad alimentare quella che è la pressione al rialzo. Abbiamo un livello che tenevamo d'occhio, un livello di brevissimo che era quota 1743. Il mercato lo aveva recuperato nella giornata del 6 di aprile. Ieri è stata un'area invece che sembrava, diciamo, ecco, voler essere venduta, ma invece oggi in apertura, appunto, un nuovo segnale di forza e aggiornamento, appunto, dei massimi. Di breve siamo, a mio avviso, su livelli comunque sia importanti, e per questo motivo, appunto, propendiamo per un buy limit, tra l'altro già scattato, perché dopo il massimo giornaliero fatto a 1748 dollari abbiamo piazzato un buy limit a 1745, già eseguito, quindi un pullback. Quindi un rientro appunto da quelli che erano i precedenti massimi per cercare appunto di grattare qualcosina in ingresso. Contiamo su una prosecuzione del trend long in questa sessione. Lo stop è a quota 1735, quindi poco sopra i minimi odierni. Il target è a 1758, in linea con quelli che sono i valori di volatilità. Poco sopra, in questo momento il gold fa mediamente circa 21 punti come range medio intraday, e quindi, ecco, il target è un po' poco sopra, insomma, ecco, quelli che sono i valori di volatilità espressi attualmente dal gold. Grazie Filippo, mi piace appunto l'operatività anche perché noi l'abbiamo trattata più volte il gold e l'operatività che noi facciamo oggi possiamo dire è un seguito di quello che ha fatto Lorenzo Sentino ad inizio settimana, martedì, con anche lui in quel caso un'operatività long sul gold che era andata a buon fine e questo possiamo dire che è il seguito di quell'operazione perché noi ai tempi l'abbiamo detto, l'eventuale superamento di quest'area che tu hai indicato dei 1745 che sono i top 1745-1750 che sono appunto i top delle ultime settimane, in quel caso il gold andrebbe a realizzare una figura di inversione rialzista perché va a realizzare un doppio minimo e quindi in quel caso si aprirebbero veramente spazi importanti per il gold e che potrebbe proiettarsi non solo verso l'area 1770, 1780 che sono gli ex supporti che abbiamo rotto a febbraio, ma credo che poi potremmo andare anche verso la soglia dei 1800 dollari d'oncia. Quindi non solo un'operatività intra che tu hai letto bene, ma un'operatività che può essere anche sfruttata a multi day, perché appunto queste sono resistenze importanti che nel caso di break darebbero veramente un segnale importante, un segnale di forza per il gold. Quindi ottima operazione e ti lascio Riccardo. Sì, ciao Filippo, solo una considerazione. Abbiamo visto la ripartenza delle quotazioni dell'oro in concomitanza anche con la ripartenza delle quotazioni dell'euro. Se andiamo a vedere quello che è il cambio il cambio che lega l'euro al dollaro, di fatto sembra essere stato completato un pullback, per quanto profondo, comunque di una violazione significativa, movimento che apre, direi, la strada a un ritorno sopra soglia 1,20 nel medio termine. Da qui questa domanda: per
pensi che anche l'oro abbia, diciamo, svoltato con quel doppio minimo che sei venuto a creare, direi in aria arrotondando 1680? Ma allora, il discorso è questo, tanto il gold, possiamo fare anche un po' un parallelismo tra i due strumenti, tanto il gold quanto l'euro-dollaro sono stati degli strumenti protagonisti di un forte trend partito, per quanto riguarda il gold, maggio 2019. Possiamo dire, per quanto riguarda l'euro-dollaro, c'è stato un uptrend significativo a partire da aprile 2020. Il discorso è molto semplice. Quando abbiamo a che fare con dei trend così significativi, è davvero raro assistere a delle inversioni del trend primario senza poi che i livelli mediani di ritracciamento non vadano a costituire delle occasioni di, in questo caso, di riacquisto per entrambi gli strumenti. È vero, ci sono stati diversi fattori che, tanto per il gold, tanto per l'euro, hanno portato, nel corso dell'ultimo periodo a supportare una correzione. Però, a mio avviso, siamo, tanto per l'euro-dollaro, tanto per il gold, comunque sia, su livelli particolari, livelli che appunto vanno a costituire, secondo me, una ottima occasione di riacquisto, perché in particolar modo sul gold c'era area 1675, che era un'area che aveva di fatto costituito, aveva assunto il ruolo di resistenza. Se andiamo a vedere marzo 2020, quota 1675 aveva costituito un importante livello dove gli investitori erano andati a realizzare appunto delle prese di beneficio, dopodiché nuovo breakout di questo livello, e da qui era partita la seconda gamba rialzista dell'oro. Il mercato è andato poi a stornare da quota $2,070 l'oncia, e su questo livello è del tutto lecito, come il mercato ci sta mostrando, andare a cercare una nuova base di accumulo. Per quanto riguarda euro-dollaro, il discorso è più o meno simile. Anche qui avevamo quota 1,1750, che era un'area dove il mercato aveva lateralizzato e dove si era di fatto fermata, no? La prima gamba rialzista del trend ad agosto, tra agosto e settembre 2020. Da qui nuovo break di tale livello e il mercato aveva fatto 1,23. Sotto questo punto di vista ci sono, a mio avviso, tutti gli ingredienti per andare a, appunto, a vedere una ripresa delle quotazioni dell'euro. Concordo che un segnale forte arriverebbe in caso di nuovo breakout di quota 1,20. A mio avviso è anche l'ipotesi maggiormente probabile. C'è un'area di snodo importante tra 1,18 e 5 e 1,20. Però, la mia idea è che il mercato possa proseguire il recupero per quanto riguarda l'euro e andare a, toccare livelli anche superiori a quota 1,20. Perfetto Filippo, grazie mille per averci fornito la tua visione. Ho un rientro di audio in cuffia, ok. Sempre un piacere averti con noi. Ovviamente domani mattina andremo a fare il punto su come è andata la strategia che ricordavi anche tu, è già entrata. Grazie ancora Filippo. Grazie a voi, arrivederci. Pietro, un saluto anche a te. Mi sa che ti sei bloccato, noi vabbè tanto ci rivediamo domani mattina. Allora, abbiamo fatto il punto su quella che è la strategia della squadra azzurra, andiamo a scoprire quella che è invece l'operatività della squadra gialla, e quindi vogliamo in quella di Malta, dove ritroviamo con noi Riccardo Zago. Buongiorno, buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti quanti. In realtà non mi trovo a Malta in questo momento, sono in quel di Treviso, sono tornato per qualche giorno. Allora, sei tornato in Italia, ma cosa guardi da casa, mi viene da dire allora?
Oggi volevo, oggi mi sono concentrato su un cambio valutario. Ne avete già parlato, tra l'altro, di euro-dollaro. Io non sono, d'accordo con voi, almeno per il momento, poi insomma staremo a vedere. E quindi oggi voglio portare uno short di Ascoltale euro. bene le parole, si parlava di una strategia, cioè più si parlava di lungo periodo, medio lungo periodo, non di intraday. Ok, comunque anche nel medio periodo, almeno fino a quando, come dicevate voi, i prezzi non ritornano sopra 1,1950, 1,20, penso che il dollaro possa continuare, ad apprezzarsi. Magari non sotto la zona degli 1,17, tutta la zona degli 1,17-1,1650 è sicuramente un supporto molto importante, visibile anche su time frame superiori come, time frame, anche settimanali. E quindi proprio in questo momento ci troviamo a ridosso di una zona resistenziale, a mio avviso importante, che è facilmente individuabile sul time frame sia settimanale che comunque giornaliero. È stata rotta proprio 2 settimane fa la zona compresa, la zona supportiva che stava funzionando molto bene, da 1,1870 a 1,1910. All'inizio di questa settimana invece abbiamo assistito a una ripresa importante dell'euro, che ha riportato proprio le quotazioni su questo livello. Quindi penso che possa essere proprio l'ultimo livello dove valutare uno short prima di cambiare, quindi la view da ribassista a rialzista. Ed è per questo quindi che porto oggi uno short da 1,19 con uno stop in area 1,1950 e un target price in area 1,1850. È un'operazione con un rapporto rischio-rendimento 1 a 1, ricordando anche che comunque 1,1850 potrebbe anche fungere da supporto per questo eventuale magari nuovo trend rialzista. Io penso però che i prezzi possano scendere ulteriormente, quindi anche in ottica di multi-day, un ritorno, io mi aspetto anche un ritorno in area 1,1750-1,17. Qualora invece, come avete detto anche voi, i prezzi rompano al rialzo, in primis 1,1950, che secondo me è un livello molto importante, e poi 1,20, è chiaro che lì il trend sarebbe definitivamente cambiato, insomma. Ascoltami, visto che comunque abbiamo parlato con la squadra azzurra di oro, sono testimone del fatto che tu nelle scorse settimane eri short di oro e sei stato veramente bravo perché sei andato a chiudere queste posizioni proprio in prossimità di area 1680. Da qui, la domanda, diciamo, inversa che ho fatto a Filippo Giannini, pensi che l'oro abbia ripreso la via rialzista? Allora, l'oro lo stiamo tenendo d'occhio, come hai detto tu, l'avevamo shortato anche studiando poi le posizioni degli istituzionali, ma il trend di fondo che era anche abbastanza chiaro, e abbiamo chiuso tutto sì in area 1680, citavate prima anche la zona dei 1675, anche a livello settimanale notiamo che quello è un supporto molto importante, infatti lì è proprio lì che si è creato un doppio minimo importante, diciamo che per il momento siamo all'interno di questo trading range che va da 1680 a 1740, però a vedere l'impulso importante dai minimi in area 1680, che poi ha raggiunto la zona di 1740, sì, io mi aspetto nel medio termine una continuazione al rialzo, ma non mi posiziono almeno fino a quando non rompiamo la resistenza dove ci troviamo adesso, quindi la zona dei 1740-1750. Ecco, quella è una zona resistenziale, a mio avviso molto importante. Quindi, per il momento non trovo nessuna conferma nel comprare gold, ecco, nel medio termine. Attendo delle conferme in più, ecco. Che peraltro, vedendo anche proprio il legame recente fra euro-dollaro e gold, quanto stai dicendo va in scia anche a quello che è la visione che ci hai identificato rispetto alle prospettive dell'euro, quindi è coerente come pensiero. Ascoltami, a Esatto. proposito di pensieri, cosa ne pensi della questione Monte dei Paschi di Siena di cui abbiamo ampiamente parlato con Pietro? Allora, Monte dei Paschi di Siena non è un titolo che tengo d'occhio No, particolarmente. Ho al di là della seguito la tua quotazione, analisi. esatto,
Esatto, proprio dal punto di vista di gestione di una società e di queste che sono delle accuse importanti che vengono dai giudici, vedendo che comunque tu sei anche basato all'estero, non in questi giorni evidentemente, però hai anche una visione un po' distaccata rispetto a quella che è l'Italia, pensi che sia un elemento di peso caleggia su tutte le società di piazza affari questa mala gestione? Oppure no, e si va a inficiare le singole storie e basta. Secondo me non va a inficiare le singole storie, poi di fronte comunque ad accuse come queste, insomma, bisogna comunque prendere dei provvedimenti. Infatti parlavate anche prima di Profumo che è a capo di Leonardo in questo momento. Ecco, anche lì, a mio avviso, uno Stato, un governo dovrebbe, insomma, prendere dei provvedimenti a riguardo, proprio perché, insomma, a mio avviso non può essere possibile che a fronte di accuse del genere comunque ci siano delle persone a capo di aziende che comunque sono le più importanti a livello nazionale. Chiaro. Allora io Riccardo ti ringrazio, goditi questi giorni in quel di Treviso. Ovviamente domani andremo a fare il punto su quella che è stata la strategia proposta e intanto ti auguro buona giornata. Grazie mille a te e buona giornata e buon trading a tutti. Allora facciamo il punto su quelle che sono le due strategie in gara quest'oggi. Squadra azzurra presentata da Filippo Giannini che propone un long già entrato sul gold, livello d'ingresso 1745 dollari l'oncia. Per quanto riguarda lo stop 1735, il target a 1758. Squadra gialla che con Riccardo Zago risponde con uno short su euro dollaro, in questo caso un rapporto di sgrandimento di 1 a 1, quindi ingresso a 1,19, stop a 1,1950 e target a 1,18,50. 50. Vi ricordo che potete operare anche voi sia sul metallo prezioso che sul cambio valutario tra l'euro e il dollaro americano utilizzando gli strumenti a leva proposti sul mercato italiano da Fontobel Certificati, certificati.fontobel.com, il sito di riferimento dell'emittente elvetica. Se andiamo all'interno di quelle che sono le diverse soluzioni, vediamo come per esempio sull'euro dollaro vi siano ben 21 strumenti Turbo Certificate cavalcare i movimenti long e short del cambio e vedete nella declinazione long la leva anche abbastanza elevata partendo da un minimo di 13,49 per poi spingersi fino al 63,25. Di contro, per quanto concerne invece gli strumenti Turbo Certificate Short, che quindi vi permettono di beneficiare delle eventuali discese di perdita di valore dell'euro nei confronti del dollaro, strategia proposta quest'oggi da Riccardo Zacco, vedete che si arriva addirittura fino a un 95,13 di leva, poi si va ovviamente a scendere. In questo caso vediamo, si rimane comunque in prossimità di una doppia cifra con la leva minima posta a 9,85 grazie a una distanza del sottostante a livello di knockout del 10,27%. Una considerazione che mi viene da fare in questo caso, il mercato valutario rispetto a quello delle azioni è un mercato meno volatile, quindi si può anche eventualmente incrementare un po' la leva finanziaria. Tuttavia, ecco, qualora vi risultasse eccessiva come leva finanziaria questa proposta dai Turbo Certificates sull'euro-dollaro, vi ricordo che se andate nella sezione prodotti, vedete, vi sono i leva fissa certificate, i Turbo Certificate che abbiamo visto, cover warrant e mini future, vi sono insomma altre alternative per prendere posizione sull'euro contro il dollaro con delle leve diverse. Comunque, certificati.fontobel.com, il sito di riferimento di Fontobel per quanto concerne il mondo dei certificati, di trading e di investimento. Noi ci ritroviamo domani per l'ultimo appuntamento di questa settimana, un appuntamento nel quale ovviamente andremo a fare il punto sulle strategie proposte quest'oggi e sulle nuove strategie e temi caldi della giornata. Buona seduta a tutti voi.